È morta dopo diverse ore di agonia Vania Vannucchi, la donna aggredita martedì e data alle fiamme dopo essere stata cosparsa di benzina. La 46enne, separata, madre di due figli, era ricoverata al centro ustionati dell'ospedale Cisanello di Pisa con ustioni sul 90% del corpo. Il presunto aggressore è stato arrestato poche ore dopo l'episodio. Si tratta di Pasquale Russo, 46enne, sposato, anche lui padre, addetto di una cooperativa di servizi per l'ospedale Lucchese. Dopo un lungo interrogatorio in questura è stato trasferito in carcere. In passato i due avrebbero avuto una relazione che si era chiusa ormai da tempo. Probabile che Russo non riuscisse ad accettarlo. Adesso sarà fatta un'attenta analisi sui cellulari di Vania Vannucchi e del suo presunto aggressore. Pasquale Russo, ad indicarlo alle forze dell'ordine, era stata la stessa donna che ne aveva fatto il nome ai soccorritori che cercavano di salvarle la vita. Tra l'altro, proprio lunedì, Vania Vannucchi avrebbe denunciato il furto del suo telefonino, poi ritrovato nell'auto. Gli inquirenti ipotizzano che l'uomo lo avesse preso per trovare una scusa per un ultimo appuntamento. Sui cellulari si cercano dunque le prove dei tentativi che Russo avrebbe fatto di riallacciare la relazione dopo la chiusura del loro rapporto nei mesi scorsi.